Non. bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Cucciolosamente Piper! Per la precisione, ragazzi, questo è un episodio extra. Ma cosa significa? Allora, dunque, siamo alla clinica ragazzi e nello scorso episodio, appunto, siamo stati alla clinica veterinaria. No, abbiamo visto la nostra Piper raggiungere finalmente il livello 10 nell'abilità di veterinaria. Quindi, no, non vi preoccupate perché non saremo in clinica anche oggi. Siamo qui ragazzi per una sfida. La nostra Piper sta per affrontare una sfida. Di quale sfida si tratta? Ve la mostro subito: la sfida della positività. La sfida della positività terminerà tra 17 giorni e 11 ore. L'unità familiare ha raccolto 0 dei 4 poster della positività. Per partecipare alla sfida usa il cellulare del tuo SIM, seleziona la scheda sociale e chiama Millie Bobby Brown, la coordinatrice dell'evento. All'arrivo di Millie Bobby Brown parla con lei per saperne di più sulla sfida della positività che si sta svolgendo. Ebbene sì ragazzi, come ormai sapete... Il 16 um, novembre è uscita la nuova espansione 9 stelle e qualche giorno prima, il 13, è stato rilasciato un aggiornamento che ha creato, a parte il panico ragazzi, perché ovviamente sempre 800 miliardi di bug, eh, di bug vari, però... Um, ha rilasciato ovviamente anche dei contenuti molto interessanti. Tra questi questa sfida ragazzi della positività. Ora, visto che io purtroppo ho tempo soltanto per aprire il gioco ragazzi e fare eh, registrare diciamo i vari episodi per il canale, non sono ancora riuscita, vi dico la verità, ad oggi a giocare con la sfida della positività. Eh, cioè voglio dire, no? Come potete vedere mancano 17 giorni, quindi io sto registrando questo video. Molto prima della sua effettiva pubblicazione sul canale, perché ragazzi oggi comunque è sabato 17 e io devo sempre registrare prima i video, ragazzi, perché per potermi organizzare con i vari tempi, insomma, devo per forza registrarli prima. Però quando questo video uscirà comunque si parla di, di sabato prossimo ancora, quindi fra una settimana saremo almeno 10. Quindi vabbè, diciamo che io volevo andare con la nostra bellissima Piper, quindi scendiamo al tuo stesso livello tesoro, vieni qua, guardate quant'è carina con questo look estivo, e volevo andare con lei ragazzi, ehm, diciamo che l'obiettivo è cercare in qualche modo di... Ehm, Portare a termine i vari obiettivi per vincere questa sfida, io non l'ho mai fatta come dicevo poco fa, quindi non ho la più pallida idea mh, di ciò che devo fare. Però, come prima cosa, cara mia, vieni qui e cerchiamo di chiamare appunto la tizia dal nome lunghissimo nonché impronunciabile. Allora, dunque, fatemi vedere. Oh ecco, tra l'altro possiamo registrarci al Ministero del Lavoro, ragazzi, non ho visto neanche questo come funziona. E sono curiosissima perché dovete sapere che questa qua, ragazzi, è una novità pazzesca perché registra la carriera. Qual è il tuo titolo professionale? Inserisci una descrizione per il lavoro. Quindi io intanto vi dico questo. Um, dicevo perché è una novità scusate, perché, come ben sappiamo, i lavori, per esempio, il veterinario um, non hanno comunque una. cioè non sono definiti. Quando chiedete ai SIM che lavoro fanno, vi dicono sempre che sono disoccupati. Ma adesso, con questa opzione abbiamo la possibilità appunto di registrare la professione del nostro SIM. E quindi automaticamente non risulterà più disoccupato. Uh, quindi, io intanto scusate, sì, B, B di che Veterinario, io intanto scrivo questo, poi inserisci una descrizione per il lavoro. Lo chiedo a voi ragazzi: secondo voi cosa dovrebbe scrivere mm, Piper nella sua qui in questo spazio? Quali parole dovrebbe utilizzare per descrivere il suo lavoro? Quindi ditemi voi cosa dovremmo fare, ecco cosa dovrebbe scrivere. Intanto facciamo così. Inoltre dunque dobbiamo eh, chiamare la tizia, quindi salve carissima, non so assolutamente dove, perché non ne ho neanche ragazzi la più pallida idea. Allora chiama la coordinatrice dell'evento, non disponibile per questo lotto, quindi dobbiamo ragazzi tornare in, a casa Sheepfold de ed Duco, perché se non è disponibile, e da lì ragazzi partirà la sfida della positività. Allora ragazzi, dopo aver portato il piccolo Yogi dal veterinario perché sì, non stava bene, sono tornata qui nell'otto pronta per chiamare la tizia dal nome pronunciabile quando mi è apparsa questa finestra. Denaro sporco. Mentre esamina alcuni dei soliti rapporti spese, Fabian si accorge che alcune righe non sembrano corrispondere. Attraverso ulteriori indagini scopre che somme ingenti di denaro vengono dirottate verso alcuni conti segreti della dirigenza. Eccola là. Fabian non si è ancora fatto un nome nell'azienda, ma questo sembra il genere di operazione che dovrebbe segna segnalare alle autorità, giusto? Consegna tutto, comporta, Fabian guadagnerà fame e reputazione e perderà il proprio lavoro, la vita di Fabian continuerà immutata. Ora, io non decido, vi dico la verità, mai sulla base di quello che leggo sotto, ma decido più che altro sulla base di quello che è il carattere del personaggio. Fabian è una persona comunque mh, molto devota al suo lavoro, una persona molto corretta, quindi secondo me consegnerebbe tutto. Debuttante illustre, Fabian ha iniziato il cammino verso la notorietà, ha guadagnato il suo primissimo punto di fama che può conservare. I punti di fama possono essere usati per acquistare vantaggi della fama all'interno del pannello InfoFama. Vabbè, con la fama appena acquisita, Fabian corre però il rischio di sviluppare una stravaganza della fama, una stranezza comportamentale determinata dalle azioni che compie. Bene... Sulla strada verso la fama, ora esimano la possibilità di diventare celebri. Esistono vari modi, tutti diversi, di diventare una celebrità e. Aspettate che... Ecco. Man mano che i tuoi sim svilupperanno le proprie abilità e carriere, diventeranno disponibili altre strade per la notorietà. Intraprendere una carriera nella recitazione o sviluppare l'abilità di produzione mediale attraverso la postazione video o quella musicale sono ottimi modi per diventare famosi. Cerca le interazioni contrassegnate da... Mh, vabbè più stellina fama in verde. Ciascuna di esse contribuirà a farti diventare una superstar. E il licenziamento. Cattive notizie. Fabian è stato licenziato presso Sfrutta, Truffa e Baracca SPA. Soffiata fatta, mamma mia, Fabian consegna tutti i documenti incriminanti alle autorità locali, che puniscono l'azienda con rapidità e severità. Diversi quotidiani pubblicano articoli sulla storia, sbattendo il nome di Fabian in prima pagina. Appena si calmano le acque, l'azienda fa piazza pulita, licenziando tutte le persone coinvolte nello scandalo, incluso Fabian. Eh, mi dispiace tanto, Fabian. Lo so, lo so, molto triste I sim ambiziosi sono assolutamente afflitti da un tracollo della carriera così grosso Siamo di contattare, ecco, chiama la coordinatrice dell'evento Forza Oh Allora, mi auguro che questo evento non sia una palla Però, ecco, mi hanno detto di chiamarla Ecco, arrivo subito, ammazza uh, Ma non sai neanche dove abitiamo Cioè, nel senso, dov'è? Teletrasporto, ragazzi? Teletrasporto simmico? Mm, ma sei tu, vabbè, è sempre lei, ok? Lancia una sfida della positività. No, prima chiediamo della sfida. Ma scusi, io sono qua. Ma dove cappero va? Poi, ragazzi, abbiamo tutti i cucciolotti KO. Pure calesi sta malissimo. Allora, che c'è? Dove, dove? Sì. È fantastico, però, mm, tesoro. O tu non l'hai vista o lei non ha visto te. Non so quale delle due cose sia più inquietante, però vabbè. Su. Cerchiamo di capire qualcosa. Allora, mi spieghi le regole di questa sfida dell'amore? E beh, in realtà non è una sfida dell'amore. Ehi là, per riuscire nella sfida della positività, devi svolgere una serie di compiti gentili, generosi e amorevoli per altri sim. Sii amichevole con altri sim o, rendi o renditi utile ai tuoi vicini. Va bene qualsiasi cosa che diffonda l'energia positiva. Dopo aver completato una fase dell'aspirazione, assicura di aprire la scatola della gentilezza per ricevere un premio. Ora, ok, perfetto. Mm, va bene, vabbè, mm, ok. Sì, ha avuto l'ispirazione tesoro? Forza, diamoci una mossa. E sono curiosa di vedere ragazzi come. Ha deciso di, accett di accettare la sfida. Sono pronta a qualsiasi cosa. Bene, congratulazioni. Piper ha sbloccato l'aspirazione nascosta, a sfida della positività. La puoi trovare fra le altre aspirazioni legate alle sfide. Mm. Nuova aspirazione. Vediamo un po'. Eccola qua. Quindi, ciao Piper, ti è stata lanciata la sfida della positività, va bene. Quando sei pronta scegli l'aspirazione sfida della positività, raggiungi gli obiettivi e ricevi i premi poster della positività. Quindi ragazzi, oggi io dividerei comunque magari, mh, eh, cioè cercherei comunque di raggiungere più obiettivi possibili, ma in caso comunque li dividerei, no? In più di una... Di Un episodio, ecco, Compi una buona azione. Clicca sui sim per compiere gesti di gentilezza come l'interazione sociale rallegra oppure clicca sugli oggetti e chiedi ai sim di compiere azioni utili come ripulisci dai rifiuti. Bene, allora chi ha bisogno di essere rallegrato? Ecco, lui sicuramente che è a disagio. Quindi tesoro potresti venire qui e rallegrare tuo fratello? Oh, vedete, c'è il simbolo, ragazzi. Deve esserci questo simbolo. Quindi. Oh, abbiamo anche incontrato un nuovo sim perché abbiamo incontrato lei, perfetto. Ok, tutti questi abbracci, Piper. Non sono proprio da te. E la Fabian, come andiamo? Ho notato che ultimamente non si fa che parlare di te. Che ne diresti se ci rivedessimo? Voglio dire, eravamo sempre insieme prima che tu riuscissi a sfondare, no? Ma quando? Ma quando ha sfondato? <ride> Ragazzi, ma stiamo scherzando, ma figuriamoci. E... Quindi, suo relegato fratello. D dai. Un bel dolcetto, dicevo anche a papà, può aiutarti ehm, nel tirarti su di morale Ma dimmi cosa è successo Oddio, fermi, preta miliare completata Bene ragazzi, facilissimo Compi 5 buone azioni per i conoscenti Ok, vorrei provare a vedere una cosa Racconta una storia buffa Effettivamente è un'interazione che si può fare Cioè che fa parte della sfida, è utile per la sfida Ecco, questa per esempio no. Proviamo, quindi magari lei lo vede ancora un po', no? Ragazzi, che sta giù di morale. E a questo punto proverà a raccontare una storia buffa. Sono comunque poche, ragazzi, le interazioni, eh? Ambiente sgradevole. Eh? Il fatto è che mangiamo sempre insalata e vorrei mangiare qualcos'altro, non fare il dinosauro. Sai perfettamente che siamo tutti molto impegnati e tempo per cucinare ce n'è poco quindi. Inoltre la mamma non vuole che beviamo, mangiamo cibo spazzatura o beviamo tipo bevande strane, capisci? Quindi su, cerca di tirarti su di morale, ha funzionato tesoro, boh Ecco la mamma, parli del diavolo, allora dunque Cinque buone azioni, ok, diciamo che non risulta che ne hai fatte neanche mezza tesoro, quindi Eh? Perché? Sì tesoro, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non ne vale la pena Qua c'è qualcuno che... Qualcosa che puzza da morire Svuota poi le ciotole Perché ragazzi ma io dico boh Allora senti Discuti prima dell'umore di disagio Perché secondo me è quello che conta Tesoro senti Non è per romperti le pere Ma servi la cena è qualcosa di diverso Perché altrimenti Tuo figlio Ecco dei maccheroni al formaggio Guarda se no tuo figlio ha sempre da criticare Allora Cerchiamo di no Vediamo, ragazzi, perché può darsi pure che con lui non possiamo farlo, perché ne abbiamo già svolta una. Vediamo se con la mamma, per esempio. No, però, patato? Ragazzi, ma eh, io non lo so. Fai la manzina ci salti nei panconi, ragazzi, ma perché? L'hai svuotata la ciotola, Piper, ti prego. Ma dove è andata a buttare l'immondizia? Dov dove stai andando? In Papuasia, cioè. Ragazzi, io non, non, non posso. Basta, Piper, per favore, non devi svuotare! Tutti i cestini del mondo oh, Ragazzi ma veramente Capisco la positività ma Bernie ma che ci fai qui Nuova stravaganza bomba emotiva Fabian trova difficile elaborare le proprie emozioni negative in modo sano I sensi di rabbia o tristezza diventano rapidamente travolgenti E sfociano sempre in un, un crollo emotivo esagerato ma, ma perché dovremmo avere Uh ragazzi non l'avevo mai visto Dunque no, fermi tutti, fermi. Informazioni sulla fama di Fabian. Ok, allora, no. Questo no. Uh, direi che... Ma perché sei molto triste tesoro? Guarda, non devi, non devi essere molto triste. Mettiti qua. Ragazzi, è una tragedia sta famiglia, veramente. Riusciremo a fare qualcosa. Oh, su. Fai la manzina pure tu? Qua c'è tutto il mondo che entra in casa, ragazzi, una tragedia? Berni? Berni sta col plum Bob girato, eh, ragazzi? Bene, mi fa piacere. Oh, vedete, rallegra, con lei possiamo farlo. Vediamo se ci sono altre Altre interazioni a parte rallegra. Visto che con lei non ne abbiamo fatta nessuna, no, solo rallegra. Cerchiamo di rallegrare la mamma. Ragazzi miei, questa casa, proprio la follia di Laga. Ok, dopodiché cerca di fare una presentazione amichevole con uh, il caro Bernie, il nostro rubacuori. Allora, mamma, come è andata al lavoro? Tutto bene? Se questa dorme, vabbè, ha proprio ho capito che non deve saltare sui banconi, ragazzi, proprio alla grande. Sì, sì, tutto bene, tuo padre, tutto bene, è eh, una meraviglia, guarda, non ti immagini nemmeno che meraviglia che è, sì, diciamo che non ha proprio il sorriso sulle labbra, sai, è successo qualcosa, poi te ne parlerà lui, ma intanto tu mi raccomando, eh, allegria e positività, bene, mi fa piacere, riusciamo a farle queste buone azioni, ragazzi, racconta una storia buffa, non al tutto il mondo, solo a lei, proviamo forse però dice sui conoscenti ragazzi quindi forse dobbiamo farle su simmini ecco sui conoscenti clicca sui conoscenti quindi forse non so bisogna considerare anche la relazione dei sim eh, loro sono buone amiche quindi magari non ce la da buona per questo proviamo con lui ragazzi fermi Fai una presentazione amichevole solo con lui, per Ti prego, tesoro, ce la fai? Oh, salve! Ho sentito molto parlare di lei. Insomma, eh, certo, tesoro. Tu padre ti aveva raccontato di uh, ciò che ha combinato. Allora, dunque, vediamo se con lui possiamo fare. Oh, racconta una storia buffa. Ma chi è che puzza? Patata, ti prego. Ragazzi, non ce la faremo mai. Allora, dunque, vuoi, rac vuoi raccontare a me una barzelletta? Io sì che so, che so raccontare barzellette. Bene, ci fa piacere, ma noi dobbiamo lavorare su questa qui. Quindi, per favore, smettila. Bernie, sei sicuramente il migliore a raccontare barzellette. Vai, racconta una storia buffa. Allora, il racconto la barzelletta, quella lì dell'uomo in manette. Sarà fantastica. Indossava dei mutandoni a cuore. Eh? E andava in giro con un megafono a urlare a tutti che mh, non bisogna sposarsi, ha <ride> capito? <ride> per me che io sono una che non ama legarsi, <ride> è fantastica. Non credo anche lei. No, tesoro, fa veramente schifo sta cosa. Comunque sì, una su cinque ragazzi. Quindi direi che... Non bisogna fare interazioni in famiglia Ed è una cosa più che positiva Perché almeno usciamo da sta, sta gabbia di pazzi Che ragazzi io non ce la posso fare Allora dunque Cerchiamo tipo di andare in, Da queste parti Oh Salve dunque Fai una presentazione amichevole mm, Lei non è una persona ragazzi che Insomma mm, Stringe amicizia molto facilmente Piper sappiamo tutti com'è Però per questa sfida mi sembrava la simmina più adatta proprio per questo motivo, ragazzi. Vuole mettersi alla prova, vuole superare se stessa. Quindi dai, vuoi nel frattempo, per piacere... Um... Dove sono i compiti? Mamma mia, sto inventario, ragazzi, è un disastro. Ma ce li hai i compiti da qualche parte? Probabilmente no, esatto. Ora devo proprio andare, ok? Ci fa tanto piacere per te. Uh, allora tesoro potresti iniziare con, con con Rallegra Non sono una persona molto buffa ma oggi ho già accettato una sfida particolare quindi sono in giro a fare buone azioni Bene ci fa piacere Sì sì ragazzi proprio sui conoscenti Quindi c'è qualcun altro qua giù Andiamo Oh fermiamo il tizio qua Enrico Mariani, vai tesoro, fai una presentazione amichevole, conoscerai più gente con questa sfida che in tutta la tua vita. Ecco, sì, perfetto. Corri qua perché, ragazzi, almeno i primi due step dell'aspirazione dobbiamo farli. No, muoviti, muoviti, tesoro, su, che qua la fame cala, insomma, macello. Tu, patata, intanto fai i compiti. Mentre tu, guarda, vai a mangiare qualcosa, perché io che, 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 che vuoi che ti dica? Non so che dirti. Tu pure, guarda, divertiti un pochino Forza! Allora, piacere di conoscerti. Immagino ami i videogiochi, essendo un adolescente, perché queste cose banali? Sembri molto stanco, quindi mi raccomando, ti consiglio il riposo e, e qualche attività, come dire, per distrarti, capisci? No perché non ti riconosce tesoro Perché dovrebbe Entusiasmati per i cani Ma perché ti stai entusiasmando per i cani Lo devi solo rallegrare Piper mamma mia ragazzi Oh ricordati poi che con un dolcetto Tutto andrà meglio Va bene ok Stai diffondendo dolcetti A destra a manca praticamente Sta teoria del dolcetto Oh vedete C'è qualcuno che ha bisogno Tutti eh, hanno bisogno dell'intervento di Piper ragazzi Oggi Piper Ecco, la signora soprattutto che ha il plumbob più che girato ne ha veramente bisogno. Poi per tesoro, spendi una parola buona per la signora che non mi sembra tanto... Ammazza tutte allegre, ma che è? Il ponte dell'infelicità? Mm, vabbè. Anzi, il ponte del plumbob girato, ragazzi. Tesoro, quando vuoi presentarti, fai un favore, questa è annoiata. Ecco, se due hanno litigato ho svelato il motivo del perché. Cosa avete fatto, signore? Su, rallegrana tesoro, ti prego, rallegrana. Su via non dovete essere così, come dire, arrabbiate signore. Vabbè, non sembrano prenderti molto in considerazione tesoro, non volevo... Dirtelo perché, insomma, tu stai cercando di compiere delle buone azioni, ma. Salve, non è il caso di fare la guerra, capisce? Bisogna sempre essere positivi nella vita. Eh, va bene, tesoro, se lo dici tu? Vede, non esistono solo giorni di pioggia, quindi si rallegri e vada avanti. Va bene, sta perla di saggezza. Oh, perfetto, ragazzi, compi sette buone azioni e diventa felice tre volte. Eh, sei felice già. Sette buone azioni così, comunque, no? Nel senso... A caso. Oh, rallegra una tua amica che magari potrebbe averne bisogno. Base, è cresciuto? Ora oh, era già cresciuto, ragazzi. Io ho proprio una memoria. Oh, ma sono uscite insieme a portare a spasso i cagnolotti! Che tenere! Ma non mi avete chiamata per questa passeggiata notturna? Eh, no, tesoro, non ti hanno chiamata. Senti, non devi chiacchierare con eh, ancora la signora. Veramente, non ce n'è bisogno. Oh, santa pera, ragazzi, peccato però, perché a parte rallegrare e raccontare una storia buffa, non mi sembra di vedere, no, mm, sto granché, detto fra noi, vediamo, romantico, vabbè, non è il caso, perché Piper proprio, ragazzi, il romanticismo, sono due cose proprio opposte, allora, poi dimmi se ti piace il cd che ti ho prestato, va bene, eh? E mi raccomando, se tuo nonno dovesse iniziare ad avere problemi di incontinenza, sai che puoi contare su di me. Consiglio da medico: non deve assolutamente bere bibite cassate. Tesoro, sì, ma tu sei un veterinario, perché già no, sei sempre un medico, però. Um, inoltre, no? Anche se non ha una compagna al momento, perché purtroppo è rimasto vedovo, ho sentito che si sta mettendo in gioco. Quindi devi cercare di stare attento quando va in giro a rimorchiare, perché se hai di bucce di banana possono essere fatali. Pai, per tesoro, ma da quando sei così sfacciata, ha detto proprio fra noi. Vabbè, mh... ragazza è impazzita, probabilmente, chi lo sa. Allora, dunque, io volevo vedere se in giro. C'era ancora Elena, ma ragazzi, mi sembra di no. Che peccato No no Eh no Questa no È la nostra Iris Vabbè chiacchiera con Iris Perché comunque Farà rallegrarla E um, Raccontare storie buffe Sicuramente In qualche modo Faremo Raccontare un'altra storia buffa Non è da lei ragazzi eh, Quindi secondo me C'è anche una, un po' di disagio Perché Cioè chi conosce Piper Sa che Piper non è una Tanto come dire Burlona eh ma non farà cose sane tuo nonno, vero? Tipo con le manette. Non indosserà tipo mutandoni a cuore. Ti prego non dirmi queste cose, non voglio saperle. Ricordati niente bibide gassate, capisci? Inoltre non capisco perché voglia legarsi, ma non è meglio stare soli e essere singoli e liberi? Eh tesoro? Io lo griderei ai 420 eh, Perché tu sei un flirtante tesoro Ma non è che sono tutti come te Io trovo sia veramente una lamata Regarsi a qualcuno Capisci? Né quando si è troppo giovani No? Se quando si è troppo giovani Nemmeno quando si è vecchi come un dinosauro Con tutto il rispetto come tuo nonno Tesoro si dice anziani comunque Con tutto il bene del mondo E eh, questa sfida eh, Non sta mettendo proprio in luce le tue Eh... Migliori qualità, allora, no, cerca di rallegrarla perché secondo me, tesoro mio, non hai avuto un'uscita proprio tanto, tanto, tanto felice. Quindi, rallegrarla non puoi perché probabilmente si è stufata. Raccontare un'altra storia buffa, nel tipo, ma io stavo scherzando, guarda che era una battuta. Eh, ce l'auguriamo tutti perché, voglio dire, qua che state facendo? Mamma mia, Fabian, vai in bagno, tesoro mio, tu vai a dormire, tu pure qua dormi. Tu mangia. Madonna ragazzi, una tragedia sta famiglia. Che state facendo? Hai ah, stignora tesoro, ho deciso che no, basta così, va bene. Andiamo alla ricerca di qualcun altro, vediamo se c'è ancora il signore qui al chiosco. Oh, il signore c'è, quindi vediamo un po' ragazzi se... Possiamo rallegrarlo, e questo indubbiamente. Sì, salve, anche lei salve, è molto utile tutto ciò. Salve, vai per tesoro? Sei, sei dei nostri? Ok, perfetto. Sì, ma il bagno è qui, non preoccuparti. Scommetto che con questo cibo uno si sente leggero come una farfalla, giusto? Con il cibo che vende lei in questo chiosco? Sì, tesoro, come no, uguale. Um, però, ecco, non venda banane perché, sa, le bucce di banana possono essere fatali. Ha capito? Non vorrà essere arrestato perché qualcuno è caduto e si è fatto male, tesoro. Ma come mai sei così positiva? Ma questa non era la sfida della positività. Boh, vabbè. E niente, bevande gassate. Ne parlavo giusto poco fa con una mia amica. <ride> ma sta stai scherzando, vero? o No, purtroppo per te, no, caro. Non, non scherza. Eh, vediamo un po'. Possiamo rallegrarlo di nuovo? Anzi, fai una cosa. E non voglio sembrarle un disco rotto, sì tesoro, sei un disco rotto, usa il bagno, dai, per favore, usa il bagno Piper. Corri ad usare il bagno. Diventata felice ragazzi perché sta utilizzando il bagno, quindi uno su tre. Queste sono le gioie. Fai una cosa, guarda, sei qui a questo punto... Ecco, non è vero, è di nuovo a disagio, eh vabbè, ma perché il bagno è pubblico. Allora, fai una cosa. Mm, buffo, racconta una storia buffa, dopodiché potresti ordinare del cibo, del tipo un tramezzino, dai, perché no? E non contrattarmi sul prezzo, perché uh, c'è cioè. Allora, l'ha mai sentita quella barzelletta del dinosauro? Sì, tesoro, ma non mi. Sentita un dinosauro contrario al matrimonio, tesoro. Ma perché? Ma sicura che non stiamo parlando di te oggi? È particolarmente fissata con mutandoni a cuori, dinosauri, ragazzi e um, matrimoni. Comunque, tralasciando queste cose, fra quanto se ne va a capire? 4 ore? Che volgarità! Eh, beh, certo. Il bagno pubblico, ragazzi, sinceramente, non, fa non farebbe neanche piacere, più di tanto nemmeno a me. Quindi, tesoro, no. Guarda, puoi sederti. Siediti, per favore. Puoi veramente sederti. No, non c'è bisogno. Com'è andata questa prima giornata di positività tesoro? Tutto bene? Mm, insomma. Mm, non mi sembra che abbiano apprezzato tutti la mia positività. Eh tesoro, eh, devi impegnarti di più <ride> probabilmente. Ragazzi, che vi devo dire? Io direi che alla fine siamo alla terza fase della nostra sfida quindi dell'aspirazione e direi che possiamo fermarci qua, ragazzi, con questo episodio con questo video extra. Eh, fatemi sapere se siete interessati a ehm, vedere ancora la, questa tipologia di video, cioè ancora dedicati alla sfida della positività. Altrimenti la eh, terminerò, ragazzi, off camera. Mh, quindi da sola con eh, Piper. Io ho pensato di farla perché c'è chi non ha The Sims o c'è chi. Um, Magari eh, ce l'ha soltanto per PlayStation 4 come me che anch'io ce l'ho oltre al PC per PlayStation 4, e quindi magari non ha ancora potuto beneficiare dell'aggiornamento. O chi per esempio, magari sta aspettando per fare l'aggiornamento eh, perché comunque Oh sei felice! Meno male che bello. Perché comunque, ragazzi, non eh, eh, magari sta aspettando ecco di come dire di aggiornare. Magari non può acquistare subito l'espansione 9 stelle, e quindi magari sta aspettando. Eh, per, ehm, per scaricare ecco il nuovo aggiornamento. Quindi ho pensato di mostrarvela perché eh, perché no? Non è detto, comunque, ecco, che eh, magari mh, queste persone riescano in 17 giorni. Oh, uh, abbiamo finito anche la terza parte, ragazzi! Sta una amicizia, compie 11 buone azioni. Va bene, ok. E quindi spero veramente vi abbia fatto piacere vedere comunque queste. Mh, Um, Piper ha le prese con questa sfida ecco io la trovo molto carina soprattutto l'ho trovata ragazzi adatta a lei perché non è una persona che è molto come dire no mm, che stringe amicizia facilmente per carità è una brava ragazza tanto gentile e carina però... Ecco, finché si tratta di cani e gatti va tutto bene, quando cominciano a diventare persone un po' meno. Quindi um, mi piaceva l'idea che fosse proprio lei ragazzi a mettersi un po' in gioco con questa sfida. Quindi ragazzi, se questa sfida, se questo piccolo episodio ex vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, nonché um, vieni qua a dipingere qualcosa, le playlist. Um, ma soprattutto ragazzi. I link canali di miei amici youtuber che fanno gameplay Ma con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando Andate in tutti i loro canali E iscrivetevi perché ne vale veramente Ma veramente la pena Sono bravi, simpatici ragazzi, insomma una garanzia Detto questo ragazzi Che dire, io vi auguro un, Ancora un fantastico fine settimana Una buona giornata una buona serata A seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi rimando come sempre Al prossimo, fatemi sapere se volete Terminare con me la sfida della positività o oh, uh, se invece preferite comunque insomma non vi interessa se, tranquillamente fatemelo sapere sul sul Simmers e non